Oh. <ride> mi sono mancata no va bene tanto e... mi hanno detto che tutti i canali con un contenuto di valore vanno monetizzati quindi ho dovuto chiudere tutto perché sennò venivo massacrata dai bot degli dei della recitazione della politica del del business del di tutto e quindi non si può fare niente se non viene monetizzato quindi io voglio aprire un mercato una nuova nicchia che però sono sconvinta che diventerà un prodotto dog sì, subito una nuova nicchia cosa vuol dire yeah. non ho detto eh. <coughs> Non è un'offesa per il LGBT, è una vecchia parola della nostra generazione per dire, per dire gay, ma non, non è offensivo, anzi, uh, quindi, <ride> versione sciura: quindi uh, ho deciso di aprire un nuovo mercato e io sono convinta che c'è un grandissimo mercato di, di aprire un'azienda in cui io venderò. Paura, venderò paura e, ho, e sono convinta che diventerà un prodotto prima star subito perché potrò venderlo ai prezzi più alti e guadagnarci uno sproposito e poi diventerà un dog, sicuramente un dog e rimarrà per anni per decine, centinaia, forse centinaia di anni. Il mercato della paura è il mercato più fiorente che esista. Quindi io vi posso. A parole, vi posso convincere che prenderete il cancro domani. Sicuramente che, eh, che eh, avrete un incidente. Che però poi ve la caverete. Vi, vi posso to mettere la paura, togliere la paura, mettere la paura, togliere la paura e poi andrete poi a forza di mettere e togliere, andrete in un orgasmo di. Di, di, di libertà, no? vi verrà questa voglia di libertà per cui perderete tutte le paure, a forza di avere tutta questa paura, tutta questa paura. Eh, per quelli di voi che non schiatteranno perché, perché il mercato della paura non, non è un prodotto che possono comprare tutti. È un prodotto che possono comprare in pochi perché molti schiatteranno. Ve lo dico: la paura di, di tutte le cose brutte non è solo paura, perché le cose brutte purtroppo esistono. <ride> Vi dico questo segreto: sì, le cose brutte esistono. Esistono e come? Quindi, dopo la paura, potrebbe venirvi un accidente perché la paura genera gli accidenti. E quindi, potreste incontrare anche voi il signore di tutti i mali che un signore un uomo nero non è di colore è di tutti i colori un uomo nero alto che prima vi spaventa e poi vi fa ammalare perché la paura poi vi fa ammalare c'è poco da fare quindi non è un prodotto per tutti è un prodotto per quelli che vogliono fare gli sport off limits no quelli che vogliono rischiare la vita quelli che vogliono andare nelle rapide quelli che si buttano con l'elasticone senza, le, senza il nodo dell'elastico, quelli che si buttano col, 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 col deltaplano quando c'è vento e, e, e hanno il corvo incorporato con già il buco dentro, quindi che si buttano col, col paracadute, quelli che si buttano con la tuta alare, che quando però c'è vento e sono sicuri che c'è un'altissima percentuale di probabilità di rischio di schiantarsi nella prima roccia, poi sono quelli a cui piace l'adrenalina e quelli che poi sono disposti anche a morire. Quindi eh, io penso che ci sia una grandissima fetta di questa gente che è disposta a rischiare la vita, a rischiare tutto, che è disposta a non avere più paura, che non vuole più le paure, quindi se ne nutre, se, si ingozza di queste paure e io voglio vendervi questo perché sono piena di paure, io sono il vaso di Pandora della paura. Dentro il vaso di Pandora però non c'è solo la paura, ci sono anche i quattro venti che sono i venti peggiori, quelli che provocano tutte le. le, le, le i naufragi. No, 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 è, è difficilissimo salvarvi, quindi inizierete ad andare no, a, a girare vorticosamente in un twister, come dentro un uragano, come dentro un tornado. E, e poi niente, potrebbe essere, per qualcuno potrebbe essere una giostra, quindi si diverte a fare il roller coaster, qualcuno ci rimane, <ride> ci rimane. Quindi il mercato della paura è il mercato più fiorente al momento. Io volevo ecco, riaprire questo sito. Um, ho cercato di farlo fuori da YouTube perché, come sapete, ho avuto un po' di attacchi di dei bot, quindi ho dovuto fermarmi un attimo, <ride> fermarmi perché le mani tremavano e, e tremano ancora. Ed è per questo che voglio vendere un po' di questa paura, eh, un po' di questo tremore, no? un po' di questa adrenalina negativa che vi, vi fa, che, che vi prende la notte, che non vi fa dormire, che vi fa venire il magone. Che, perché? Sono convinta che alcuni di voi che hanno gli anticorpi giusti per la paura se ne nutriranno, se ne ingozzeranno perché la, la paura ha questo gusto di farti provare l'emozione, no? perché adesso siamo tutti zombizzati, non proviamo più emozioni per niente, quindi abbiamo bisogno di questa paura che ci dia un po' di. No? che ci faccia sentire la vita che sta spirando, però, quindi sentire la vita all'ultimo, no? quando, quando ormai è finita e ti viene quella. quella quel panico, no? la paura, poi il panico. E poi qualcuno rimarrà in stabilità, no? andrà in, in equilibrio stabile, ma sempre rischiando la vita, perché una volta arrivati a quell'equilibrio stabile, per cui cavalcate la paura, non potete tornare indietro, quindi dovete nutrirvi di altra paura. Eh, è un po' um, pro, uh, addictive, no? è un po'... Uh, um, provoca un po' di, di assuefazione quindi una volta che avete gustato il gusto della paura di morire ehm, non potete tornare indietro, avete bisogno di fare sempre sport sempre più pericolosi, di fare cose sempre più pericolose, di dire cose sempre più pericolose, di fare cose sempre più pericolose, di mettervi in autostrada e andare al contrario, di fare tutte queste cose qui, avete bisogno, vorreste farlo, poi magari non lo fate perché avete ancora qualche neurone che funziona, però la paura fa questo effetto qua, quindi vi fa amare le cose pericolose. Love limits, quindi niente. Io aprirò. Ho intenzione di aprire adesso. Devo fare tutte le carte, tutti, tutte le carte per, per aprire questa nuova azienda. Avevo aperto il giardino della chitarra, ma non ha avuto successo, quindi l'ho spento. L'ho chiusa quasi subito. Una piccola start up che però non, -up, non, non, non non aveva lo starter rotto, non lo so, non è partita. E questa, secondo me, invece questa è automatica. Allora, la, la partenza automatica. Il mercato della paura è il più fiorente, non c'è niente di più fiorente della paura. E io ve ne voglio vendere un po'. Quindi ogni video di paura sarà a pagamento. Da adesso in poi vi farò pagare tutto. Ogni singola parola, ogni singolo sguardo, ogni ogni. Ogni centesimo che ho speso per il trucco, per farmi i video, ve lo, farò, ve lo farò pagare tutto, centesimo per centesimo. Non vi farò sconti su niente. Sarete voi a voler pagare di più per avere più paura. Mi, 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 mi pregherete in ginocchio di avere più paura. Dici ancora qualcosa? Spaventaci ancora un po' ecco io io aprirò questa azienda e ogni video da adesso in poi sarà un video del terrore ma dovrete pagare quindi sarà a pagamento quindi se lo cliccate per vederlo dovete pagare e si parte da un minimo di 5 dollari che è una paura così così vi viene il raffreddore prendete il covid rimanete un mese con la tosse alle paure un po più grandi quelle articolate allora li parlerò molto vi racconterò parecchie cose, aneddoti, endorsement vari e tranquilli che procuratevi un altro paio di mutande, un'altra fornitura di mutande. Procuratevela, ok? Ok, per sicurezza. Buona serata.